Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore scrittura creativa. Oggi proveremo a parlare di personaggi prêt-à-porter. Con questo termine io identifico una serie di personaggi che risiedono stabilmente nell'immaginario collettivo. Personaggi che sono già stati ampiamente usati come, diciamo, sia protagonisti che coprotagonisti nelle trame di libri, telefilm, film, racconti. I personaggi prêt-à-porter sono personaggi facili da disegnare per un autore, in quanto sono praticamente ben conosciuti dai lettori o dai, diciamo, dagli osservatori. I personaggi prêt-à-porter non necessitano di essere studiati o caratterizzati con attenzione, in quanto i personaggi prêt-à-porter sono appunto presenti nella memoria di ogni lettore come modelli o cliché, per cui il lettore e il telespettatore li accetta con facilità senza farsi troppe domande. Il Lone Ranger, il giustiziere solitario, il bounty killer, il cacciatore di taglie, il pistolero sceriffo, il contrabbandiere dal cuore d'oro, in generale l'avventuriero o l'esploratore, un eroe positivo dal profilo vagamente malvagio per necessità. Il cappello da cowboy può trasformarsi in un casco spaziale, il revolver in una pistola laser, il cavallo in un'astronave spaziale, oppure in molto altro ancora. Un capitano di un'unità militare che lotta contro un nemico. Dal capitano Miller di Salvate il soldato Ryan, che si può permutare in un capitano di un cacciatorpediniere USA durante la Seconda Guerra Mondiale nell'Atlantico contro un U-Boat in duello nell'Atlantico, oppure si può trasfigurare nel capitano Kirk dell'Enterprise, oppure permutarsi nel subcomandante Ripley di Alien. Lo scienziato pazzoide e o geniale. I tanti racconti di fantascienza di Amazing Stories che inventava qualche dispositivo tecnologico che permetteva lo svolgimento di tutta la trama. Lo scienziato pazzoide o geniale che può permutarsi in un dottor Zarro di Flash Gordon, al dottor Emmett Brown, il doc di Ritorno al Futuro che costruisce la macchina del tempo sulla DeLorean, eccetera. Rambo, un veterano di qualche guerra che torna nella società dopo una guerra portandosi ferite psicologiche, ma che le circostanze lo richiamano a combattere contro qualcosa di ingiusto. Il Rambo protagonista di Hollywood con la sua saga Ammazza Tutto può declinarsi in aiutante dell'eroe in Obi-Wan Kenobi di Star Wars. Mr. Spock, l'alieno super logico e freddo di Star Trek, che può trasfigurarsi in un alieno buono Asgard della serie Stargate SG-1, oppure in vari personaggi alieni antropomorfi e verdi di Amazing Stories che come alieni evoluti e pacifici hanno difficoltà ad interfacciarsi con gli usi e costumi terrestri di cui non ne comprendono logica e costumi, come Klaatu di Ultimatum alla Terra. Masse di alieni, l'ennesima permutazione di guerra dei mondi con pericolosi alieni ostili più o meno nascosti da qualche parte, sepolti nel ghiaccio sul pianeta Terra oppure in asteroidi lontani, oppure giunti sulla Terra con meteore e con proprie astronavi che scatenano poi battaglie furibonde contro gli esseri umani. Il mostro, zombie, vampiro, Frankenstein, mostro mutante, virus mutante, zombificante, chi ne ha più ne metta, tutti gli antagonisti oppure alleati dell'antagonista. Robot o computer inesorabili, con spiccata intelligenza artificiale, in cui il servizievole ai robot di Amazing Stories si umanizza ma è respinto a causa del fatto che è ritenuto una cosa. Oppure dal servizievole robot Robby del pianeta proibito, che poi si può tramutare in un Terminator ammazza tutto, oppure in un computer schizofrenico come Hal a causa di glitch di programmazione per un messaggio segreto non, diciamo, nascosto che non doveva essere rivelato.
Uomo o donna bionica, fuso con dispositivi artificiali meccanico-informatici, nel mondo del cyberpunk con cui dispone di poteri sovrumani. Grande forza o grande memoria o capacità ESP, e che, diciamo, questo protagonista o comunque questo cliché, uomo o donna bionica, fusa con dispositivi artificiali meccanico-informatici, deve svolgere una missione complicata per raggiungere un dato obiettivo. Dalla donna e uomo bionico del serial TV a tutti i personaggi di Matrix, che però derivano da Amazing Stories, la città dei morti viventi del 1930. Kunta Kinte, per estensione qualsiasi soggetto maschile o femminile che lotti per riscattare la propria libertà e dignità dall'oppressione di una società con leggi o pregiudizi razziali, religiosi, sessuali o fisici per menomazioni. Giuda Iscariota, il traditore per eccellenza, il falso alleato del protagonista che per denaro, vendetta o incomprensione o per 99.000 altri motivi tradisce il protagonista. Il bambino più o meno prodigio che, oppure grazie a menomazioni psichiche, riesce a decrittare codici indecifrabili come in codice Mercury, oppure semplicemente un bambino orfano con gli occhiali che è bravo nella magia tanto da vincere una borsa di studio in una prestigiosa scuola di magia, oppure semplicemente un bambino che allerta la Terra da una silenziosa invasione aliena in corso perché il bambino è l'unico a accorgersi di piccoli particolari che i grandi invece non notavano. Darth Fener, l'antagonista dell'eroe per eccellenza, soppone all'eroe perché è cattivo. Darth Fener di Star Wars, l'imperatore Ming di Flash Gordon, Gordon Gecko di Wall Street, Lex Luthor l'acerrimo nemico di Superman, declinabile in tutti gli altri antagonisti dei vari supereroi dei fumetti. L'utile idiota, una persona o più persone che siano da proteggere nella favola, ma che involontariamente, come un sacco di patate, intralcino l'operato dell'eroe, perché la funzione dell'utile idiota nella favola è proprio quella di essere un sacco di patate ed essere appunto l'involontario alleato dell'antagonista. La gnoccona, solitamente bella, con un bel faccino, spesso anche formosa, è la compagna dell'eroe. Penelope, moglie di Ulisse nell'Odissea, Lois Lane, la fidanzata di Superman, Dale Arden, la fidanzata di Flash Gordon, Pepper Potts, la fidanzata di Tony Stark, alias Iron Man, eccetera. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.